Diamo il benvenuto ad Alessandro Brun e Riccardo Tedeschi, fondatori e creativi di Mask Cosmétique. Parliamo un po' dell'anteprima che voi presentate qui in questo evento. Sì, allora qui ad Exans quest'anno abbiamo proprio una grande novità che è la nuovissima linea di Mask, che è Mask Fragranze, che rappresenta l'espressione più intima di Mask e dei soci creatori ovviamente, cioè mia di Alessandro, perché di fatto abbiamo voluto dar sfogo alla nostra creatività appunto e abbiamo scritto un'opera che si divide in quattro atti. È un'opera che racconta la vita e non si divide secondo un iter temporale, ma racconta i quattro momenti salienti della vita di ognuno di noi. E quindi abbiamo il momento delle esperienze, il momento quello più intimo, dei monologhi interiori, quello delle relazioni affettive, sentimentali, e poi il momento dei sogni, delle aspirazioni. Ogni atto si divide di tante scene che io e Alessandro dipingiamo, così scriviamo su carta, e che poi decidiamo di volta in volta di affidare ad un artista che dovrà portarla in scena. E questo artista dovrà ovviamente, come dire, secondo la nostra sensibilità, corrispondere appunto al brief, alla scena che abbiamo che siamo andati a creare. E questa è una delle parti più belle ovviamente della nuova linea. E in questa situazione presentiamo quindi tre scene che sono state create da due artisti. Parliamo di due scene del primo atto, quindi abbiamo la casa, il casale antico toscano con queste grandi mura spesse, con questo parquet di legno consumato dal tempo, con questa pelle nobile invecchiata, una tavola con delle bottiglie di rum, le carte da gioco e quant'altro, che è stata affidata a Delphine Thierry, che è un giovane naso di Grasse, che è una ragazza molto legata all'aspetto naturalistico della vita, e quindi ci sembrava ideale per questo. E poi la Delphine ha anche lavorato su un altro tema, più all'aria aperta, diciamo così, sempre legato al mondo dei ricordi, quindi un primo atto, che è una situazione in contesto estivo, quindi ci siamo immaginati una spiaggia in Sardegna, quindi una passeggiata lungo un sentiero attraverso la macchia mediterranea, quindi con gli odori tipici della macchia mediterranea, ma finalmente la parte meravigliosa e innovativa secondo noi l'arrivo al mare, quindi il sale che incontra la macchia mediterranea, e anche qui la Delphine secondo noi era il personaggio ideale, quindi che ha vestito questa maschera. Approfondiamo un pochino queste collaborazioni con questi nasi importanti? Certo, mi permetto di menzionare l'altro naso, che è Meo Fushuni, al quale conoscendolo, Meo è una persona fantastica, conoscendolo abbiamo deciso di affidare una storia particolarmente difficile da rendere in una scena olfattiva. Il profumo si chiama Luci ed Ombre e fra parentesi mi permetto di sottolineare come noi sulla boccetta del profumo metteremo il nome del profumo e il nome del creatore, a sottolineare in maniera ancora più forte questo tipo di collaborazione. Ecco, abbiamo affidato la prima creazione molto intimistica della nostra linea, un profumo Luci ed Ombre, dove la parte più libera, che si libra della nostra natura umana, si sposa con quella un po' più pesante e cupa da preoccupazioni della vita, chiedendo a Meo di renderla attraverso due profumi diversi, un incenso luminoso e un incenso scuro, che si andassero a fondere in un unico profumo. Qui il nostro rompere gli schemi ci ha anche suggerito di non usare il classico paradigma della piramide olfattiva, ma di presentare il profumo attraverso le note chiare, le note scure e i chiari scuro. E io vorrei sottolineare l'aspetto che comunque Mask continua, come da tradizione, a lavorare in contesto che è completamente made in Italy, con l'unica eccezione che può essere legata appunto alle collaborazioni, che possono ovviamente avvalersi appunto
di nasi, artisti anche non italiani, ma ovviamente tutta la produzione di Mask continua a essere orgogliosamente made in Italy. Tutti i nostri flaconi hanno ad esempio un tappo che è fatto dalle mie parti, io sono umbro, quindi ci sono degli artigiani che fanno con la ceramica ogni singolo pezzo uno ad uno con grande cura, e diciamo c'è veramente grande attenzione al dettaglio, perché una cosa che noi sentiamo vicina con la parte più sentimentale deve essere comunque nobilitata anche nella materia, con la materia più nobile che conosciamo, e quindi ci tenevo a sottolineare questo aspetto qua. Sulle materie prime è un puro divertimento, perché non diamo limiti ai nasi e sperimentiamo, ci divertiamo, annusiamo, e abbiamo veramente l'orgoglio e il divertimento di mescolare tutto quello che insomma ci colpisce, no? Perché alla fine è emozione quello che facciamo. Io ringrazio Alessandro e Riccardo, ringrazio i nostri follower, continuate a seguirci su exsans.com.